La nostra puntata parlando di un'altra tradizione storica, quella della sfilata dei misteri di Campobasso, che proprio in questo periodo sta muovendo i primi passi per candidarsi a patrimonio immateriale dell'umanità. Lungia, lungia, vede, vede. Sotto sta seggiarona, a campo da sta coda! Ci pensano i diavoli a scaldare l'aria pungente di dicembre e con loro angeli con i guantini, donzelle sdegnose, anime sante e tentatrici. È l'omaggio inedito che la città di Campobasso offre al suo artista più amato, quel Paolo Saverio di Zinno che nel Settecento, dopo aver disseminato le sue statue lignee in Molise, Puglia, Abruzzo e Campania, si inventò questa sorta di carri animati, i misteri. Facciamo un passo indietro e guardiamo l'allestimento degli ingegni, questo è il nome delle strutture, in parte scultura e in altra parte armature a cui vengono sospesi i bambini in carne ed ossa. Ecco il rituale della vestizione. Non hai paura, non soffri di vertigini? No. Sei preoccupata di dover salire lassù? No, perché tanto già ci sono salita. Più emozionata o preoccupata? Emozionata, emozionata. Che cosa rappresenta questo ingegno di cui tu fai parte? Rappresenta il santo che protegge i carcerati. Cosa fate voi in questo ingegno? Carcerati. Tradizionalmente gli ingegni attraversano la città molisana in occasione del Corpus Domini, in piena estate. Per i 300 anni dalla nascita del loro ideatore, invece, escono eccezionalmente spogli dal museo che li ospita per dar vita ad una edizione invernale, la prima nella storia sotto le luminarie natalizie, richiamando oltre 150.000 persone e lasciando tutti a bocca aperta. Per me è sempre un'emozione, di sera ti dirò ancora di più, mi sono uscite le lacrime. Questa è un'occasione che capita una volta ogni 100 anni, quindi non ci saremo per la prossima, quindi questa è unica più che rara. Ci si nasce, ci si vive con i misteri nel cuore. Il sogno di Zinno era rendere vivo ciò che è immobile, mettere il cuore, è il caso di dirlo, nell'ingegno. I misteri mettono in scena da secoli tutte le anime della città, rappresentando in maniera ora drammatica, ora grottesca, i suoi demoni e i suoi protettori, utilizzando come quinta scenica strade, palazzi e chiese. Il legame unico tra spiritualità, arte e folklore, e soprattutto la partecipazione popolare, ne fa un patrimonio spirituale immenso che si sta cercando di valorizzare, puntando anche al riconoscimento da parte dell'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, anche se l'iter per la candidatura è in una fase ancora embrionale. Campobasso, protagonista e spettatrice, celebra così il suo artista geniale, ma soprattutto se stessa. Ecco il vero mistero, ricordare quanto futuro c'è in tutto questo passato.